Buon martedì, ben ritrovati con Pro Teramo. È finita la stagione regolare, è finita con il Teramo qualificato alla fase 2 del campionato e playoff che disputerà partendo dal Barbera di Palermo, e speriamo che sia un viaggio lungo quello dei biancorossi di Massimo Paci, che speriamo arrivino fino all'atto finale. Non sarà facile, questo è evidente, e noi accompagneremo l'avventura del diavolo finché ce ne sarà, come si suol dire in questi casi, finché l'11 biancorosso sarà in corsa. Parleremo di questo ovviamente ripartendo dalla gara contro la Viterbese che ha chiuso la regular season, per poi proiettarci nella seconda parte proprio sull'impegno contro il Palermo, anche se nella prima parte cominceremo un po' a conoscere gli avversari di domenica alle ore 15:30. Lo faremo con voi qualora lo vogliate al 392-623-7060 in questa serata di Champions League, dove si gioca Manchester City Paris Saint-Germain in un clima da tregenda, grandi, in un freddo incredibile all'Etihad Stadium. Però insomma seguiremo anche con il risultato aggiornato Manchester City Paris Saint-Germain. Ma ripeto, noi ovviamente parleremo di Palermo-Teramo soprattutto con voi al 392-6237-060, sotto la nostra diretta Facebook come un classico commento, e ovviamente con i nostri ospiti che vado a salutare, partendo, ringraziando sempre la Teramo Calcio, dal direttore sportivo biancorosso Sandro Federico. Buonasera direttore. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Ben ritrovato, e poi i miei compagni di viaggio, saluto Francesco Di Francesco, ciao Francesco. Ciao, salve a tutti. Andrea Costantini, che questo pomeriggio vi ha tenuto compagnia con la gara tra la gara del Pescara che ha battuto la Reggiana, e chissà se una piccola fiammella di speranza si è riaccesa, lo vedremo. E poi ciao, la nostra Ania Cantagalli, oggi è un giorno particolare, gli facciamo gli auguri perché è il giorno del compleanno, non vi diciamo quanti anni fa, ciao Ania. Ciao, grazie. Vediamo un indizio da 0 a 99, poi insomma vedete voi. Sì. Jacopo, posso cantare la canzoncina di tanti auguri a te Ania? Ma siccome anche abbiamo un'ora vorrei anche fartelo fare, ma siccome abbiamo ho quasi paura. E i temi sono stonato, quindi faccio gli auguri e basta. Facciamo conto che tu l'abbia fatto. Vediamo la classifica. Con il Teramo che ha chiuso la stagione regolare all'ottavo posto, settimana scorsa lo ricorderete abbiamo fatto tante combinazioni, alla fine quella che è uscita è il Palermo fuori casa, grazie al successo del Rosanero sul campo della Virtus Francavilla, al successo del Teramo contro la Viterbese e al pareggio del Foggia contro il Catania. Peraltro, curiosità, Foggia e Catania si ritroveranno nel primo turno dei playoff. Direttore, vengo subito da te perché ti faccio vedere il tabellone che, visto così, fa un po' spavento per quante partite e quanti turni sono, partendo dal primo. Noi abbiamo provato a riassumerlo insieme, soprattutto con le date, perché sono date molto concentrate. Ecco qua. Poi entrano in campo, strada facendo, anche le squadre che si sono piazzate meglio fino alla doppia finale del 9 e 13 giugno. Come vedete, il Teramo è nella parte bassa del tabellone, che in realtà non è parte bassa, sono girone A, girone B e girone C, e poi incontrerà ovviamente tutte le altre. Poi c'è un meccanismo di migliore del primo turno, peggiore del primo turno e via dicendo, non ve la stiamo a fare tanto lunga, è solo per farvi vedere poi quando entrano le, tra virgolette, cosiddette teste di serie. Vederla così, direttore, come la preoccupazione sale o scende? Ma è stimolante sicuramente, perché ci sarà pedalare, perché si giocherà poi ogni 4 giorni dopo questi primi 2 turni, e quindi sarà complicato, ma noi siamo pronti, siamo arrivati probabilmente anche nella condizione migliore a questi playoff, abbiamo ripreso brillantezza, siamo carichi, quindi al di là di quello che può essere il percorso, ci siamo, dai. E allora sarà un percorso, come vedete, molto molto lungo, e allora chiedo ad Ania, che era domenica sera al Borolis, se insomma è vero quello che diceva il direttore, che effettivamente il Teramo ci arriva in fase ascendente a questa seconda fase di campionato, perché effettivamente abbiamo visto una partita quasi senza storia, un Teramo che nell'ultima parte del torneo ha fatto vedere
ha fatto rivedere ottime cose. Sì, lo dicono anche i numeri, 7 punti nelle ultime 3 gare sono insomma una testimonianza di una sorta non proprio di inversione di tendenza, ma comunque di un miglioramento dello stato psicofisico del Teramo, che aveva attraversato un pelino di difficoltà nelle partite precedenti. Quindi evidentemente i numeri lo confermano, e se tanto mi da tanto, insomma, questo dovrebbe essere anche un buon viatico anche per i playoff, anche se poi le gare secche sono molto particolari, si gioca tutto in 90 minuti e insomma sfuggono da qualsiasi altra riflessione un po' più approfondita, perché insomma c'è poco tempo poi per cercare di cambiare una partita che magari si mette male, si gioca tutto e subito, e il Teramo dovrà essere bravo a cercare di fare qualcosa che magari in trasferta molto spesso quest'anno non è riuscito a fare, ovvero mettere in mostra certe caratteristiche, andare ad aggredire magari un po' di più l'avversario, cercare soprattutto di trovare la via del gol e segnare. Non sarà facile contro il Palermo, ovviamente, perché non starà a guardare, avrà dalla sua anche il vantaggio dei due risultati su 3 a disposizione per passare il turno, però è una gara che insomma esula da qualsiasi altra partita vista fino a questo momento in campionato. Credo anche che ci saranno motivazioni differenti, e anche questo stato psicofisico migliore visto nelle ultime gare potrebbe essere un buon inizio, ecco, ancora prima di scendere in campo. Francesco, vengo da te perché dopo il successo contro la Viterbese, insomma, voglio sapere se questo accoppiamento con il Palermo, lo ricordiamo, il Teramo quest'anno col Palermo non ha mai perso, ha vinto in casa e pareggiato in queste immagini che vedete proprio al Barbera, e questa sarà una replica domenica di questa partita. Se sei fiducioso, perché questa squadra ha già dimostrato di potersela giocare alla pari con il Palermo. Beh sì, come dici tu, fiducioso lo sono, perché nei playoff la storia ci insegna che tante volte la squadra che parte con il miglior piazzamento in campionato non è detto che vinca sempre e vada avanti. E poi c'è questo Teramo che nelle ultime partite, come ricordava Ania, è tornato a giocare, diciamo, bene, per molti tratti come nella prima parte del campionato, una settimana in più di preparazione, di lavoro, l'entusiasmo per il traguardo dei playoff raggiunto, tra l'altro con un 8º posto migliorato e raggiunto nell'ultima giornata. Certo, dall'altra parte c'è l'entusiasmo anche del Palermo, che era partito male e poi si è ripreso strada facendo. È una partita da tripla. Il Teramo ha l'unica, secondo me, l'aspetto migliore, che ha tutto da guadagnare e nulla da perdere, perché è un solo risultato, è condannato a vincere, e per essere telegrafici diciamo che è una bella condanna. Direttore, poi vado da Andrea. Ecco, questo fatto che insomma il Teramo può avere quasi poco da perdere, perché in realtà non ci sono molti modi per interpretare questa partita, cioè si deve vincere assolutamente. Siccome lei, quando è stato ospite da noi tempo fa, aveva rimarcato quanto spesso e volentieri questa squadra ha sentito forse a volte il peso di dover fare un risultato partendo da favorita, mentre quando magari parte come underdog, come sfavorita, magari riesce ad esprimere il meglio di sé. Ma credo che sia proprio una questione di caratteristiche, non credo che sia le aspettative sulla gara che ci fanno rendere di più. Sono caratteristiche dell'avversario, che le squadre che giocano come il Palermo ci permettono di tirar fuori il meglio anche dalle qualità tecniche dei nostri calciatori. Abbiamo più spazi, e purtroppo è una constatazione questa, è una certezza, perché è capitato sempre. E aggiungo che abbiamo bisogno comunque sempre di un campo idoneo, un manto erboso che ci permetta poi di fare quelle giocate che ci riescono spesso in casa. Ma poi abbiamo fatto noi molto bene anche a Bari, abbiamo fatto bene a Catania, abbiamo fatto bene a Castellammare,
su quei campi dove in qualche modo anche il manto ci permetteva di tenere questa palla a terra, e noi non sappiamo gestire un risultato. Noi andiamo con le nostre caratteristiche a cercare sempre di fare gol con una grande aggressività, e quindi credo che sia la partita giusta anche per le nostre caratteristiche. Poi domenica vedremo, ma l'obiettivo è partire subito con l'idea di provare a sbloccarla subito. Poi giro un paio di messaggi che sono arrivati da casa, però ad Andrea volevo far vedere una schermata che abbiamo preparato, i pro e i contro di Palermo e Teramo, cioè perché favorita o sfavorita l'una o l'altra squadra. Vediamo Andrea se sei d'accordo con me. Perché è favorito il Palermo? Perché ha due risultati su tre? Perché potrebbe tornare Lucca come centravanti? Perché c'è la voglia di rivalsa dopo non aver mai vinto con il Teramo né all'andata né al ritorno? Il fatto che il Teramo possa essere favorito sono i precedenti, appunto, la forza degli ex, perché ci sono Santoro e Birligea, e poi perché è una squadra grande con le grandi. Ecco, restiamo ai pro. Sono giusti? Cioè, quali peseranno di più secondo te? Beh, è evidente che nei playoff, nei primi turni, avere due risultati su tre è un grande vantaggio. Poi è chiaro che può diventare uno svantaggio se una squadra specula eccessivamente. Intanto mi pare gol del City. Se una squadra specula eccessivamente, può anche incorrere in cattive sorprese. Io ricordo qualche anno fa il Benevento, allora in Serie C, strafavorito, primo turno contro il Como, che era l'ultima nella griglia dei playoff, vinse 1-2 con un sorpresone incredibile, due gol peraltro di Ganz. Quindi può succedere questo, però è pur vero che avere due risultati su tre, giocare in casa, è un grandissimo vantaggio. Tutto si risolve in 90 minuti, non ci sono neanche i supplementari. C'è un altro fattore che aggiungerei tra i pro per il Palermo, che con la gestione Filippi questa squadra ha fatto 20 punti in 10 partite, cioè porta una media di 2 punti a partita, e come leggevo anche da qualche parte, ha buttato al vento in questa striscia la partita di Bari che vinceva fino al 90esimo, e una partita a Monopoli che vinceva fino a pochi minuti dalla fine, e poi ha subito due gol e addirittura l'ha persa. Quindi è una squadra che da questo punto di vista sta attraversando un ottimo momento. Il Teramo affronta una delle squadre più in forma proprio dall'avvento dell'ex vice di Boscaglia, ora capo allenatore. D'altro canto, io l'ho già detto domenica sera e confermo, questo Teramo a questo punto non ha grandissima pressione, può tornare a fare il calcio che più predilige. È una squadra che ha espresso il meglio quando ha giocato contro le grandi o cosiddette tali, quando, cioè, come diceva il direttore Federico, su un campo dove è possibile fraseggiare, giocare palla a terra, contro una squadra che si pensa non giocherà soltanto per distruggere, ma proverà a fare anche qualcosa, anche se ha il doppio risultato a disposizione. È una squadra che sta dimostrando, il Teramo, sta dando dei segnali di ripresa molto importanti, e chiudo dicendo che il Palermo in questa stagione in casa ha raccolto quasi lo stesso numero di punti che in trasferta, cioè non è una squadra casalinga il Palermo, è una squadra anzi che in casa ha perso 5 partite, e peggio, tra chi fa i playoff ha fatto solo la Juve Stabia. Quindi il Palermo non è, al contrario del Teramo, una squadra molto casalinga nelle vittorie che ha conquistato nel corso della stagione. Dunque, per chiudere, è una partita assolutamente apertissima e il Teramo se la giocherà alla grande, quindi confermo quello che ho detto già domenica sera al fischio finale di Teramo Viterbese. Poi vediamo anche i contro. Direttore, faccio rispondere ad alcuni messaggi che sono arrivati. Allora, il primo diceva un nostro telespettatore che ha sentito la conferenza stampa del presidente domenica sera dopo la partita, e dice: l'ottavo posto mi va bene, poi in realtà ha detto: beh, insomma, qualche punto ci manca. Nella valutazione del direttore sportivo invece questo ottavo posto come viene percepito? Come qualche punto perso, con l'amarezza un po' di qualche punto perso, o comunque i punti persi sono un qualcosa di fisiologico e l'ottavo posto è un buon risultato? Ma considerando le aspettative iniziali, che erano comunque di obiettivi minimi, proprio perché siamo partiti con tanti dubbi, tante incertezze,
Conoscete tutti, insomma, come è stato il nostro inizio, quindi non possiamo far finta di dimenticare quel periodo. L'ottavo posto è un posto, è una posizione ottima, straordinaria, per quello che è stato l'inizio. Poi, per come siamo partiti, per come la squadra si è espressa, e nei numeri che abbiamo su 7 su 10 squadre nei playoff, abbiamo il vantaggio su 7-8 di loro, abbiamo il vantaggio perché abbiamo vinto con quasi tutte di queste, vantaggi scontri diretti, sta a dimostrare che noi meritavamo una posizione anche migliore di questo ottavo posto. E lo ripeto, questa squadra poteva ambire anche a un terzo, quarto posto, ma perché nei numeri, non perché l'ho ripetuto più volte. E il problema è la continuità, e questo forse ci è mancato, ma nel tempo anche la crescita dei giovani negli ultimi 2 mesi, mese e mezzo, ci ha permesso anche di riprendere una condizione ottimale. Quindi questo ottavo posto è quello che ci meritiamo, insomma, nel bene e nel male, anche se in qualche modo la squadra poteva sicuramente avere una posizione migliore. Le chiedono, Lewandowski come sta? Perché è chiaro che è uscito dal campo domenica sera, ma è stata una pedina fondamentale in tutta la stagione. Lewandowski come sta? Sta migliorando sensibilmente, quindi domenica ci sarà, non abbiamo dubbi sulla sua presenza. Altra domanda che arriva da casa: se è possibile prevedere il fatto che si andrà con 2 punte. Il nostro amico da casa ci scriveva Birligia Bombagi, per intenderci. Lì davanti abbiamo più soluzioni, anche la crescita di Kyere Mateng, Pinzavuti sta riprendendo una condizione ottimale, quindi valuteremo di giorno in giorno. Il mister ovviamente valuterà anche la condizione un po' di tutti, per poi buttare in campo la migliore formazione, quindi vedremo. Rivediamo Maurizio la schermata, perché voglio da Francesco adesso il commento dei probabili contro di questa sfida, della sfida del Barbera. Francesco, abbiamo visto i pro, vediamo per cui i motivi secondo noi per i quali le due squadre sono sfavorite. Il Palermo, perché in realtà non ha mai battuto il Teramo, perché in casa perde dei punti, e perché al netto di quello che comunque diceva Andrea, che Filippi ha fatto bene, è un tecnico comunque poco esperto. Per quanto riguarda il Teramo, solo 3 vittorie fuori casa, un attacco poco prolifico e probabilmente rispetto al Palermo una panchina più corta rispetto ai rosanero. Sei d'accordo? Totalmente. Aggiungo che anche noi abbiamo un allenatore poco esperto, bravo, perché per me Paci era ed è un allenatore bravo, però è al primo anno tra i professionisti. Il fatto dei problemi in attacco, basta pensare alla partita di domenica, perché eravamo sul 2-0, perché altrimenti le 2 palle gol di Birligé e quelle di quello che si chiama Kyere Mateng, là, quello là, insomma, in un'altra partita la pareggi e si sarebbe rivisto il risultato a metà negativo, visto in tante altre gare, soprattutto in casa, nel periodo, chiamiamolo, non brillante, mi sembrerebbe eccessivo dire nel periodo buio, nel periodo non brillante, che purtroppo è durato un po' troppo. Il Palermo, che è in un momento di forma buono, così come lo è il Teramo, quindi il fatto che abbia perso 5 partite in casa incide in sede di pronostico, ma non in maniera eccessiva. Pesa di più la difficoltà nostra a fare gol, però domenica abbiamo visto Santoro, che è tornato in una ottima condizione, Ilari quando ha giocato molto bene, ha fatto un grande gol, e quando all'inizio del campionato cominciò a fare gol lo fece con una certa continuità. Magari adesso segnerà per 2-3 partite di seguito e cambieranno tutti i discorsi e saremo tutti più contenti, fermo restando che in avanti, con tutta la buona volontà di Birligea, con la buona volontà di Pinzauti, Kyere Mateng,
abbiamo difficoltà. Magari da ex Birligea va giù, gli fa una pera e restiamo, come diceva il presidente, in Sicilia se si dovesse giocare col Catania. Se no ci avviciniamo, strada facendo a Foggia. Sta qua, Foggia di una domanda questa che ci arriva da casa, che è arrivata prima, forse è per te, perché l'unico, probabilmente sei l'unico che se lo può ricordare. Anche Filippi ci scrivono, un ex, era nel Teramo di Gabetta e Fiorucci. Te sei l'unico che si può ricordare una cosa del genere, perché io, dico la verità, non lo ricordo. È un anno, è stato un anno infausto, ma non me lo ricordo. Ok. Cioè, non me lo ricordo, ma è una mia mancanza, evidentemente, visto rincoglionendo in anticipo, che ne so. Stranamente me lo ricordo io, comunque sì, era, è un ex giocatore del Teramo. Ah, ok, perfetto. Allora, cioè, ci sarà. Ma quello fu un anno. Così come Guana è un ex rosanero, quindi ci sono anche queste, queste cose che sì. Chi è che è un ex rosanero? Il nostro vice allenatore, il vice allenatore del Teramo. Guana. Sì, sì. Oh, quello fu un anno tremendo quell'anno lì, e quindi non mi ricordo niente di quell'anno. Cancellato tutto. Resettato, reset. Si dice? Sì. Reset. Direttore, torno da te, perché poi in realtà quando c'è l'accoppiamento partita secca, primo turno in trasferta con 2 risultati su 3, a Teramo si torna inevitabilmente indietro di qualche mese. Eravamo a giugno, mi pare, del 2020, eravamo in condizioni molto più brutte, di altro tipo ovviamente, rispetto ad oggi. Però domenica sera vengono, intanto nei playoff le ammonizioni non vengono annullate? Non lo so. Sì, vengono annullate, si riparte da zero. Okay. Sì, perfetto. Si riparte da zero. Perfetto. Torna in mente, direttore, Catanzaro Teramo dell'anno scorso. È una domanda che io ho fatto oggi anche a Francesco Bombaggi, perché come te è uno dei reduci dell'anno scorso. In che cosa deve cambiare la partita di domenica rispetto a questa che vediamo? In che cosa deve essere diversa? Ma ricordate bene che quella partita fu giocata dopo un mese e mezzo di inattività. Tra l'altro concludemmo noi in pratica senza giocare 8 partite finali, ma eravamo in una fase calante, perdendo in casa con la Virtus Francavilla, se non sbaglio. Sì, il 9 marzo. Qui invece ci ritroviamo quest'anno con una crescita, credo, anche importante in questo finale stagione di tanti di loro. Parlavate di Ilari, Bombaggi in grande ripresa, Santoro, Arrigoni si sta confermando, Costa Ferrera è sempre più determinante, e oltre alla crescita di tanti giovani che stanno facendo qualcosa di straordinario e hanno alzato il livello anche della squadra. Quindi sono due momenti totalmente diversi. Ecco perché siamo fiduciosi e convinti che si possa fare veramente una grande partita. Al contrario, l'anno scorso andammo a Catanzaro un po', non dico con le pile scariche, ma era un momento particolare, difficile, un po' generale. Anche il Catanzaro non veniva da un grande periodo, fu una partita proprio brutta. Anche il Catanzaro uscì nella partita successiva e quindi non erano due squadre in una condizione ottimale. Qui invece domenica, secondo me, vedremo uno spettacolo importante, perché si affrontano due squadre anche in un buon momento. Prima ci avevano scritto: che cosa ne pensiamo dei gol di Ternana Juve Stabia e Virtus Francavilla Palermo di domenica sera. Io in realtà li ho visti i gol di tutto il girone. Io su Virtus Francavilla Palermo non ho grosse, immagino il retropensiero di chi ha scritto l'SMS, non ho grandi remore. Un grandissimo gol di Valente, esatto. Il secondo gol di Valente. Ternana Juve Stabia, i portieri hanno fatto... hanno fatto pari e patta, cioè ha sbagliato uno, ha fatto una vaccata uno e una vaccata l'altro, cioè non è che non lo so, mi sembra. Poi certo Salzano dentro l'area di rigore che si butta il pallone in scivolata, però vabbè, forse se, qualche... se si parla di Virtus Francavilla Palermo, ma avete visto allora Palermo Cavese? Cioè, ecco appunto, io guarderei quei gol perché sono un po' imbarazzato. Andrea, ti faccio vedere, visto che hai fatto un nome preciso, secondo te
La sfida, e ti faccio vedere un'altra grafica, passa dai piedi di questi due, che tra poco ti faccio vedere, eccoli qua. Beh, sicuramente sono due dei giocatori che dovranno decidere la partita. Sono, quando si arriva a queste partite dove si risolve tutto in 90 minuti, ti aspetti la giocata risolutiva da quei calciatori che è nel corso della stagione e anche per Pedigree ce l'hanno in canna, ed effettivamente sono i due giocatori da cui mi aspetto quel qualcosa in più. Bombaggi ha inanellato un paio di stagioni con la maglia del Teramo molto positive anche dal punto di vista realizzativo, è diventato un leader, ha risolto la carenza che il Teramo ha in termini di centravanti, segnando diversi gol lui, che non è insomma il suo mestiere principale, però lui ha sempre fatto gol in carriera, a Teramo ha alzato la sua media. Valente, dall'altra parte, non è neanche lui un centravanti vero e proprio, ma soprattutto nella seconda parte della stagione è venuto fuori con grande prepotenza. Sono sicuramente i giocatori che più danno appeal a questa partita. Peraltro, visto che siamo già in tema sfida, diamo la buonasera. Francesco, il Foggia giocheremmo in casa, ti scrive Mauro Nardi. Vabbè, poi intanto vediamo come va il primo turno, non andiamo molto avanti. È vero, poi, giusto. Sì, è vero, realtà, è vero. Ho sbagliato io, perché dice mi fermo lungo la strada perché giochiamo a Foggia, ma poi torni direttamente a casa a quel punto, torni direttamente indietro. Sì, è logico. In casa. Oh, visto che ci stiamo stiamo puntando molto sulla gara, giustamente sulla gara di domenica, e visto che abbiamo fatto vedere la schermata, diamo una buona serata al collega del Corriere dello Sport di Palermo, Antonio La Rosa. Ciao Antonio. Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Buonasera. Allora, ti faccio rivedere la schermata, che è molto molto, io l'ho messa un po', come si suol dire, terra terra, sfida tra i due probabilmente numeri 10, anche se Valente è più un esterno e ha il numero 14 sulla maglia, ma secondo te questa sfida l'ho ridotta un po' troppo alla sfida di questi, tra gli altri, di questi due giocatori? No, diciamo che può essere definito una partita all'interno della partita, no? E qui diciamo che sul fronte rosanero certamente Nicola Valente in questo momento è un valore aggiunto, è uno dei giocatori più brillanti in questo momento, lo testimoniano anche i numeri, insomma la doppietta che ha incanalato la gara sui binari rosanero sul campo della Virtus Francavilla, peraltro il secondo gol d'antologia, veramente uno splendido gol al volo che ovviamente con le dovute proporzioni ha ricordato anche il gesto di Marco Van Basten alla finale degli europei del 1988 a Monaco di Baviera, Olanda, Unione Sovietica, due gol appunto nella doppietta sul campo della Virtus Francavilla, quattro gol nelle ultime quattro gare per Valente, che peraltro è anche un uomo playoff perché si appresta a disputare per la stessa volta consecutiva con cinque maglie diverse la post season, quindi un giocatore abituato a vivere certe dinamiche e anche certe situazioni. In questo momento appunto è il valore aggiunto di una squadra che comunque in fiducia, che avrà la possibilità di scendere in campo, ecco, facendo leva sulle certezze acquisite nelle ultime gare. Direttore, glielo ruberesti o comunque glielo toglieresti al Palermo se potessi domenica, Valente? E anche in prospettiva, se potessi prenderlo e portarlo a Teramo, glielo prenderesti? Ma il Palermo ha tanti calciatori validi, come la nostra squadra, quindi al di là di Valente, che conosco anche molto bene, il giocatore davvero interessante, hanno anche altri interpreti e possono mettere in difficoltà anche avversari più quotati, perché sono giocatori importanti, quindi al di là di Valente insomma è una squadra, questa è importante, una squadra costruita con un budget di un certo livello e forse le aspettative erano anche altre ad inizio campionato, quindi questo vi fa capire che è un organico di assoluto livello. Antonio, c'è un po' di, tra virgolette, come ci diceva un po' il direttore, ci faceva capire, un po' di delusione a Palermo, perché probabilmente il piazzamento che si immaginava all'inizio dell'anno era differente? Sì, assolutamente sì, è certamente un finale in crescendo, però questo non cancella quello insomma che è stato il trend della squadra nell'arco del campionato, una stagione nettamente al di sotto delle aspettative,
Mi sentite, no? Sì. Una stagione nettamente al di sotto delle aspettative, lo ha anche confermato insomma la dirigenza nei giorni scorsi. Si cercherà adesso un punto di rimediare attraverso i playoff. La speranza ovviamente da parte appunto del sodalizio di Via del Fante è quello di recuperare un po' il terreno perduto, sperare un po' che il Palermo possa essere la mina vagante della post season. Non sarà facile, anche perché i rosa nell'arco della stagione non hanno assolutamente fornito garanzie di affidabilità. Diciamo che discontinuità e inaffidabilità sono stati certamente i tratti distintivi di una squadra che si trascina dall'inizio della stagione anche dei difetti strutturali, non solo tecnici ma anche sul piano caratteriale. Eh sì. Noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi ovviamente rientriamo con la seconda parte per proiettarci sulla sfida di domenica e faremo sentire anche le parole di Bombaggi che parla dell'eventuale duello con Valente di domenica, non sarà l'unico ovviamente. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Seconda parte di Proteramo, di nuovo insieme per avvicinarci a questa sfida di domenica pomeriggio, lo ricordiamo ore 15 e 30, lo ribadiamo, anche perché ieri devo dire è stato... Gliel'avete detto a Gaetano Lombardino, sì, no, che si gioca alle 15 e 30, sì, questa cosa. Non abbiamo alle 25 fatto... Abbiamo fatto... Complimenti per la proposta di giocare alle 25 e 30. Alle 25 e 30. No, perché 25 e 30. È molto... Giustamente, per chi scrive sulla carta stampata che ha dei tempi, chiaramente più si va in lunghi e più ovviamente un redattore deve scrivere a meno tempo a disposizione. Ieri su, e devo svelare anche questo arcano, su suggerimento bastardo di Marco De Antonis, che saluto, abbiamo fatto con Photoshop un comunicato farlocco in cui dicevamo che Palermo-Teramo si giocava alle 21 e chiaramente gettandolo nella disperazione più totale poi gli abbiamo detto che era uno scherzo. Antonio, torno da te, perché noi tra i pro e i contro della sfida del Barbera, e ti facciamo rivedere la schermata che abbiamo analizzato prima, tra i pro del Palermo abbiamo messo torna Lucca. Allora, Lucca è avviato verso il recupero, bisogna stabilire ovviamente se giocherà dal primo minuto o a gara in corso, però i segnali in merito al suo recupero sono certamente confortanti. Già dalla scorsa settimana che l'attaccante rossanero ha ripreso contatto con il pallone, primo contatto con il campo attraverso un lavoro differenziato, poi contatto con il pallone e le ultime, oggi il Palermo si è allenato nel pomeriggio allo stadio Renzo Barbera, appunto il giocatore sembra avviato verso il definitivo recupero, ovviamente c'è una certa prudenza, bisogna poi capire appunto quelle che saranno le modalità, no, attraverso le quali Filippi gestirà il recupero dell'attaccante, però certamente Lucca sarà tra i convocati, sarà arruolabile in occasione della gara con il Teramo. Immaginiamo però non dal primo minuto. Bisogna appunto stabilire, bisogna capire, anche perché comunque Filippi nelle ultime settimane ha più volte ribadito che è rimasto soddisfatto dai segnali provenienti da Rauti, che non è una prima punta ma che è stato schierato da falso 9, è rimasto particolarmente soddisfatto proprio anche dalla performance dell'ex attaccante della Primavera del Torino, anche per quanto riguarda il raccordo tra i reparti, la capacità di cucitura appunto tra i reparti, quindi non mi stupirei se venisse confermato per la sesta gara di fila Rauti nel ruolo di prima punta e poi ovviamente Lucca come jolly da calare ovviamente sul rettangolo verde a partita in corso. Questa potrebbe essere una soluzione. Senti Antonio, ti faccio vedere come il Palermo ha giocato, te lo sai chiaramente, come ha giocato domenica sera a Francavilla, per cercare di capire con te se poi queste scelte sono state in virtù dell'ultima giornata di campionato oppure se sono scelte che potrebbero essere confermate anche nel primo turno. Vediamo il profilo del Palermo, chiedo a Maurizio Daguin regia, per vedere l'11 che ha battuto la Virtus Francavilla. Era questo, una specie di 3-4-2-1 con Rauti da falso 9. Pensi che si vada verso una conferma di questo? Intanto questo oggi, per fare le schermate, questo colore rosa mi ha già portato a giovedì con Velò, ma è veramente un'assonanza cromatica e basta. Ma pensi che possano essere queste le scelte anche per domenica?
No, in parte, nel senso che c'è una differenza certamente sostanziale, che è quella dell'emergenza. L'emergenza, che è stata una scomoda compagna di viaggio di Filippi nelle ultime partite, in pratica non ci sarà più, perché comunque ci sono notizie confortanti dall'infermeria. Per quanto riguarda soprattutto il reparto difensivo, certamente sarà un reparto diverso da quello che ha proposto Filippi in terra pugliese, perché c'è ottimismo anche sul recupero sia di Somma che di Palazzi. Entrambi non giocano dal 10 di aprile. Somma ha avuto un'infiammazione, mentre Palazzi una tallonite. Entrambi sono anche, appunto come Luca, avviati verso il recupero, e mi risulta che insomma lo staff sanitario farà il possibile per renderli arruolabili dal primo minuto contro il Teramo. A centrocampo De Rosa e Luperini verranno confermati, l'usato sicuro da parte di Filippi in quantità e qualità. Nelle ultime gare De Rosa è stato uno dei più brillanti, uno dei più ispirati, non è un caso che abbia confezionato anche l'assist per il primo gol di Valente, nel momentaneo 1-1 appunto contro la Virtus Francavilla. In avanti Bro è stato schierato più che altro in questo, è stata una soluzione un po' più di emergenza. Bro è un centrocampista che contro la Virtus Francavilla è stato adattato nel ruolo di centrocampista avanzato, di trequartista. Certamente giocheranno uno tra Santana e Rauti, nel caso in cui Luca dovesse giocare dal primo minuto, oppure Rauti confermato come falso 9, e poi c'è anche Canutè, che comunque è un'arma importante a disposizione di Filippi, un giocatore che con i suoi movimenti, con la sua verve, riesce più volte a scompaginare i meccanismi difensivi degli avversari. Poi giriamo questa domanda al direttore, tu non puoi sapere, Antonio, che uno dei giocatori preferiti del nostro Andrea è Silipo. Sì. Reduce dal primo gol tra i professionisti, peraltro in Serie C, è stato anche insomma il nono giocatore a segnare dalla panchina, insomma anche un dato importante per il Palermo, anche una cooperativa del gol. Sono 13 marcatori diversi, si è ripassato il 13esimo marcatore diverso della stagione, certamente anche una freccia in più, no, nella faretra a disposizione di Filippi. Sì. Andrea, allora, abbiamo visto tanti giocatori, tante alternative soprattutto davanti, tanta possibilità di scelta, però questa è una squadra che, anche avendola avuta questa possibilità di scelta, quest'anno qualche volta ha arrancato. Hai sentito Palazzi, noi insomma ce lo ricordiamo in tutt'altra posizione a Pescara, certamente non da centrale difensivo, poi l'abbiamo riscoperto centrale difensivo, ma certamente a Pescara non faceva questo ruolo. Quando è stato a Teramo la prima giornata di campionato ci aspettavamo non dico una schiacciatassi, ma certamente una grande squadra che abbiamo visto solo a tratti. Sì, peraltro già da questa estate, in realtà settembre-ottobre, comunque intravedevo un po' di debolezza rispetto alle aspettative anche nel Palermo nel settore offensivo, tant'è vero che poi le cose sono un po' migliorate quando è esploso Lucca, che era il centravanti di scorta, il giovane che deve farsi le ossa, e poi entra e fa gol, e dai, poi è diventato titolare, dando anche una certa fisicità. Ecco, il Lucca che si è visto soprattutto da gennaio fino a un mese fa, quel tipo di giocatore messo nel Teramo, cioè un giocatore capace di fare reparto, di far giocare la squadra, ma soprattutto di essere anche un terminale e un riferimento prezioso all'interno dell'area di rigore, un giocatore del genere avrebbe fatto molto comodo anche al Teramo, come ha fatto comodo al Palermo, che ha avuto gli stessi problemi, perché ad esempio Saraniti non ha dato quelle garanzie che era lecito attendersi. Poi insomma questa squadra, gente come Bro, come Oger, insomma sono giocatori importanti lì a centrocampo, e c'è anche questo Floriano, che è anche lui un giocatore abbastanza conosciuto per la categoria, che sa dare anche molta, molta qualità. Quindi la presenza o meno di Lucca, a mio avviso, può spostare, e non penso che sia in grado di giocare dal primo minuto. Se giocherà dal primo minuto, non penso che abbia più di un tempo nelle gambe, quindi non so se poi Filippi lo rischierà subito. Jacopo, scusa, posso aggiungere una cosa? Sì. No, solamente ecco, per competenza di informazione relativamente al quadro, ecco, degli infortunati. Oger è più no che sì, per quanto riguarda il recupero, perché mercoledì scorso ha avvertito un problema fastidio all'adduttore, a quanto pare ecco, in forte dubbio per la gara di domenica.
Chi non è in dubbio è Francesco Bombaggi, lo abbiamo ascoltato proprio su questa sfida a distanza, lui da una parte e Valente dall'altra, lo ascoltiamo questo pomeriggio in conferenza. Beh, l'anno scorso è un po' particolare perché quando siamo andati a giocare venivamo da lockdown, un mese di allenamenti da soli, non sapevamo cosa stavamo andando incontro, diciamo, sostanzialmente. Anche per loro penso sia stata una cosa più complicata. Adesso arriviamo a un buon momento di forma, secondo me, questo è importante. Possiamo andare a giocarcela perché l'abbiamo dimostrato in campionato che non siamo stati da meno del Palermo. Siamo fiduciosi, dobbiamo essere fiduciosi, speriamo di fare un'ottima partita e riuscire a tornare a casa per giocare un'altra partita. La sfida Bombaggi Valente, possiamo semplificarla anche un po' così in fase offensiva, questo Palermo Teramo. A lui un po' più in esterno forse rispetto a me, quindi anche lui me l'ho dimenticato, scusate, anche lui è un ottimo giocatore. No, ma ripeto, sarà Teramo contro Palermo. Palermo contro Teramo, scusate, quindi sarà quello. Non si sa se Bombaggi Valente potranno fare anche la peggior partita dell'anno, magari, però il Teramo passa ugualmente. Quindi speriamo di passare al turno, ripeto, dobbiamo fare la nostra prestazione, solo quello che conta. Questo certamente sì. Oh, direttore, le chiedevano se è chiaro che adesso io non so come vi state muovendo, cioè, i playoff incombono, quindi le tematiche del campo sono evidentemente preponderanti, però le chiedono se ha già iniziato a discutere il rinnovo suo, poi parliamo anche di quello dei giocatori, il suo rinnovo con il Teramo. Ma questo è un momento talmente fate bello. Come il Milan? Questo è un momento bello da vivere al massimo. E siamo tutti concentrati sulla partita e sarebbe impossibile, quindi vogliamo andare avanti e arrivare il più lungo possibile, e quindi è ovvio che non è proprio il momento adatto, dai, per discutere o ragionare di rinnovi, mi sembra anche scontato. Quindi si attenderà di fatto, mi pare di capire, la fine dei playoff. Noi ovviamente ci auguriamo che sia più in là possibile, però la fine dei playoff prima o poi arriverà, in ogni caso si attenderà quella data probabilmente, vero? Anche perché in caso di Serie B poi anche gli ingaggi vanno discussi in maniera diversa. Effettivamente non ci avevo pensato, ed è vero, perché discutere adesso sarebbe da pazzi, cioè Sandro, sarebbe siccome chiudersi qualcosa, giusto? È più forte di me, Sandro. Resta con il sorriso, ma dillo che era una battuta, perché poi ci sono sempre, come possiamo chiamarli, gli intelligenti, ecco, quelli bravi. Era una battuta, Francesco. Ho capito, è chiaro per te. È no, chiaro, come quando disse Francesco, senti, qualcuno non ha capito che è una battuta, non è che veramente non è possiamo mettere sotto di, ma io penso che l'avranno capito tutti, ma è evidente. Però ascolta, Francesco. Giacomo, ma io lo so che è evidente. No, ma polemizzavo con quelli che va bene, vai avanti. Basta. Non voglio fare polemiche. Allora, fortunatamente nel calcio comunque il risultato è sempre in discussione e può accadere di tutto. Quindi perché privarsi di questa possibilità, no? Al di là dell'essere realisti, ma è bello davvero sognare e pensare di poter fare un playoff al massimo. Perché no? Cioè, o perché non pensare in maniera diversa, in maniera assolutamente positiva? Ripeto, siamo in una buona condizione, giochiamoci con assoluta spensieratezza, ma convinti di fare un bel percorso. Poi vedremo. Ma con tutti quei giocatori che ha il Palermo, ci scrivono, magari li avessi il Teramo, peccato solo per quel punto che ci costringe a giocare fuori casa, ecco cosa significa poi perdere a Cava, a Bisceglie, eccetera, eccetera. E io immagino anche, lo chiedo al direttore Sandro Federico, che forse anche solo una di quelle partite fosse andata in maniera diversa, quello è l'unico rammarico, quello è il più grande rammarico di quest'anno. È inutile tornare indietro, dai, guardiamo avanti e guardiamo a tutto ciò che di buono e positivo è stato fatto, perché purtroppo ogni squadra può in qualche partita toppare e in una di queste noi l'abbiamo fatto,
e non è che l'avevamo sottovalutata la partita, quindi pazienza, pensiamo alla partita di domenica, è inutile soffermarsi sulle sconfitte passate. Ma scusate, ma secondo voi, tutti quelli bravi che stanno a casa, ma il Palermo secondo voi non recrimina su nessuna partita persa in modo sciagurato, assurdo come noi a Cava? Il Bari non recrimina su qualche partita, mi fermo al Palermo e al Catania o al Foggia perché sono le avversarie che la prima che la incontriamo, quelle altre due forse, se tutto va bene con il Palermo. Ma io credo che non esista una squadra che non ha da recriminare su delle partite sbagliate in modo del tutto imprevedibile, in modo clamoroso. Quindi il termine ha sbagliata forse qualcuna di troppo, questo è anche vero. Però... Ma domenica l'Avellino, vincendo a Cava, poteva addirittura riguadagnare la seconda posizione. Sì. L'Avellino non è riuscito a vincere a Cava con il Catanzaro che poi con lo stesso risultato è riuscito a mantenere la posizione. E anche lì ci sarebbe da recriminare anche tanto, considerando che l'Avellino fino a 3 giornate fa aveva 7 punti di vantaggio. Quindi è tutto dire. Oh, sull'argomento Cianci che chiedono da casa, non ci torniamo, perché, direttore, proprio te, dopo, se non erro, dopo la partita in casa contro la Vibonese, hai spiegato i motivi che avevano portato all'addio di Cianci, allora a Potenza e poi a Bari, quindi non ci torniamo, non te la rigiro la domanda perché hai già dato ampia risposta, però ti faccio sentire, sempre questo pomeriggio, Francesco Bombaggi, sempre lui, ma sulla questione contratto, e poi ne parliamo. Voglio chiederti se questa partita di domenica, che insomma dà inizio ai playoff, è anche un po' l'occasione per voi che siete in scadenza di lanciare ulteriori messaggi, cioè se anche questo per te è uno stimolo. Guarda, Gaetano, lo stimolo è a prescindere da quello, penso non sia una cosa importante, credo che chiunque dopo 2 anni, se non ha convinto ancora dopo 2 anni, non ci sono più dubbi a un certo punto, credo, quindi se, penso che se hanno preso le decisioni le hanno già prese, al di là della partita dei playoff o meno, mi auguro sia così, nel senso, quindi credo in questo. Poi al di là, la partita dei playoff è importante, tutti ci tengono a far bene, ma perché ti dà una della linea diversa giocare i playoff, sei dentro o fuori, quindi è tutta un altro modo di approcciare la partita, ogni pallone pesa più di quanto pesi in campionato, quindi il bello del playoff è anche questo. L'avete già presa quindi la decisione, direttore? Ma ovviamente dal punto di vista tecnico non ci sono forti dubbi, no? Su tanti di loro, tra l'altro Francesco ha migliorato il suo score di gol quest'anno, Illari idem, Costa Ferrea, cioè tutti sono migliorati, Tentaldini, Arrigoni non è scadenza, ma è stato fatto un percorso importante, quindi non saranno i playoff a decidere la riconferma di tutti i ragazzi. Ripeto, siamo tutti nella stessa condizione e ognuno di noi penso che abbia dimostrato il proprio valore per il proprio ambito. Quindi mi pare di capire che la decisione sia, però interpreto, più tendente verso il sì. Ma ovviamente io terrei veramente praticamente quasi tutti di questa squadra, anzi la vorrei anche migliorare sapendo già anche i difetti, ma come hanno fatto tante squadre. La Ternana di quest'anno è stata la Ternana figlia della salvezza di 2 anni fa all'ultima giornata e del quinto sesto posto dell'anno scorso, quindi le squadre forti poi si costruiscono spesso anche nel tempo, e la Ternana di quest'anno è stata una bella favola, ma praticamente 15 calciatori di quella rosa erano gli stessi dell'anno scorso, quindi vuol dire che con la programmazione si può fare qualcosa di importante. Ragazzi, avete una domanda a testa per il direttore, poi visto che siamo quasi in conclusione andiamo verso la chiusura, con il Manchester City sembra in vantaggio per 1-0 contro il Paris Saint Germain, gol di Mahrez. Parto da te Francesco, poi Andrea, Ania e poi andiamo verso la chiusura.
Ma più che una domanda è un'aggiunta a quella che dicevo, a quello che diceva pochi istanti fa Sandro. Ma tutto quello che hai detto tu, io sono convinto che il presidente lo sa. Il presidente ormai ha capito che come si costruisce la squadra, come si costruisce una squadra che voglia fare bene, magari non spendendo tutti i soldi buttati al vento lo scorso anno. Fra 20 anni, se ci dovessi stare rincoglionito o no, lo continuo a dire, lo continuerò a dire pure in punto di morte, se avrò la forza e la lucidità, che l'anno scorso ha buttato i soldi dalla finestra, fidandosi sappiamo di chi, di quali persone, e poi continua a lamentarsi di altro. Lamentati prima di quello, caro Presidente. E ripeto, il Presidente poi queste cose l'ha capito, sia la Ternana ha messo 2, 3, 4 giocatori di grosso livello, ha completato la squadra, ha indovinato l'allenatore, noi abbiamo l'allenatore già bravo, quindi non sarebbe nemmeno impossibile migliorare come si deve questa squadra. Certo, non la si migliora prendendo giocatori ingaggi da poco conto, perché sarebbero giocatori o giovani oppure di poco conto. Ma ripeto, Presidente, queste cose Sandro le sa meglio di me, ci mancherebbe altro, ma le sa anche meglio di te, le sa meglio di... Eh sì, sì, vabbè, certo. Le sa, perché è bravo. Francesco, tu sei meglio di me, no? Che quando si parte con una nuova idea, un nuovo progetto, devi costruire una squadra ambiziosa che nel giro di qualche anno poi deve diventare una squadra vincente. E la dimostrazione è il Bari, la Ternana, che comunque 3 anni fa spese gli stessi soldi di quest'anno, non è che l'ha speso meno. E quindi anche la Ternana in 2-3 anni ha speso un'esagerazione. Non vado troppo indietro perché sennò dovrei ricordare il Benevento, il Cremonese, l'Alessandria, che sono anni che prova a spendere. E io dico che sì, l'anno scorso si è probabilmente speso qualcosina in più per tantissimi motivi, ma la squadra di quest'anno, tanti di quest'anno sono figli di scelte fatte l'anno scorso, e quindi vuol dire che tutto sommato non si è buttato via tanto del lavoro che è stato fatto nell'anno precedente. Ma da un punto di vista tecnico sono d'accordo, e da un punto di vista economico, che l'anno scorso sono state fatte delle follie a non finire, e le sai meglio di me, quindi è inutile che a ricordare i giocatori che abbiamo ancora, che abbiamo quest'anno per il secondo anno e che li avremo magari anche il terzo anno, giocatori strapagati oltre ogni più come possiamo dire, lecita situazione che si può verificare in qualunque altro posto. Però poi un conto pagare gli ingaggi a Bari, ad Avellino e a Terni è un conto eterno. Lei dopo, purtroppo a Terni, devi essere più bravo nel trovare i giocatori che magari non ti costano come costerebbero in un'altra piazza. Ovviamente, ci siamo arrivati con puntellando un po' l'organico, inserendo anche qualche giovane di prospettiva, e abbiamo ripetuto, anzi abbiamo forse migliorato la stagione precedente, ma fa parte di un percorso. Quando si riparte e si parte con pochi giocatori in rosa, devi costruire un intero organico, è complicato anche la scelta dell'allenatore, è complicato anche riprogrammare da zero, quindi gli errori ci stanno, perché inevitabilmente ripartendo dal nulla è ovvio che è complicato, dai, non è semplice. Poi ti può anche andare bene e vinci subito, come è capitato a qualche squadra, ma in un girone così complicato come lo era anche l'anno scorso è difficile, non è facile, dai. Quest'anno o il prossimo anno sarebbe tutto più semplice. Andrea, aspetta che sei muto. Sì. Esattamente, eccomi qua. Chiedo al direttore, quale errore spera di non rifare l'anno prossimo, sempre in caso di rinnovo con il Teramo, errore non so, o di mercato o gestionale, e se nell'imminente mercato estivo state pianificando, per avere anche un budget più cospicuo, una importante uscita di un giocatore che vi può garantire comunque un introito di natura economica tra quelli che avete sotto contratto, magari un giovane o Cianci, non lo so.
Ma ovviamente quest'estate si lavorerà innanzitutto sulle uscite, mi riferisco a Cianci, che c'è il diritto delle compra del Sassuolo, poi su Diaghité, su Santoro, su Piacentini, e valuteremo tutte le offerte possibili. È per questo che poi stanno crescendo gli altri giovani che dovrebbero sostituire questi. Sugli errori, devo dire che quest'anno abbiamo fatto di tutto per limitare al massimo qualsiasi tipo di difficoltà con le problematiche che sappiamo. Devo essere sincero, quest'anno abbiamo tirato fuori il massimo da ogni situazione. È arrivato un allenatore che forse in tanti non avrebbero, come dire, c'era grande diffidenza, ma più che altro per la poca esperienza nella categoria, ma Massimo ci ha dato qualcosa di diverso, anche un'idea di calcio diversa, ed è quello che volevo io, ed è quello che in qualche modo avevamo in mente anche l'anno scorso, quando poi decidemmo di prendere Pedino. E quest'anno volevamo continuare su quella idea di calcio. Quest'anno credo che sia stato fatto il possibile per tirar fuori il massimo dalla nostra squadra e da quello che potevamo fare anche sul mercato, e inserendo, ripeto, dei giovani. E qualcuno dimentica Diaghité, che è arrivato quest'anno, anche se poi l'abbiamo preso l'anno scorso, ma è uno di quei calciatori che ha attirato attenzione di tanti club. Quindi io ne ritengo soddisfatto, dai. È stato commesso sì qualche errore, ma non così clamoroso da creare problematica all'organico. E non vado a citare il discorso dell'attaccante, perché in tanti non hanno capito ancora le difficoltà della società, e soprattutto la volontà di continuare ad investire e a lavorare sui nostri ragazzi. Purtroppo mi dispiace che Birligea ha avuto un infortunio, ma il Birligea del prossimo anno, vedrete, sarà un giocatore che tutti ci invidieranno, perché sta facendo un percorso importante. Ed è quello che deve fare il Teramo, perché noi non possiamo competere con società che vanno a prendere Marotta, che vanno a prendere giocatori. Anzi, noi ce l'avevamo, Cianci, in organico, e l'avrei tenuto anche volentieri, è normale, ma in quel momento c'era molti dicono: ma perché abbiamo speso, nel costo complessivo della squadra, abbiamo speso praticamente il 70% per una zona di campo e poi per la zona decisiva, quella della prima linea, siamo andati un po' a vedere dove si poteva risparmiare? Ecco, questa è... Ma il riferimento è a due anni fa, però. Il riferimento è due anni fa, però. Sì, perché quest'anno non abbiamo speso nulla. Di fatto anche quest'anno, sostanzialmente, nelle dismissioni in mezzo al campo, soprattutto tra trequartisti, Costa Ferreira, Bombaggi, Mungo, non ci sono state dismissioni. Ma perché per noi Magnaghi, Cianci, Martignago erano calciatori di assoluto livello, e non a caso poi hanno avuto anche tante richieste, pur non confermando un po' le loro qualità, ma Cianci è il giocatore che noi ci aspettavamo e che secondo me diventerà un attaccante importante. L'anno scorso purtroppo per vari motivi non è riuscito a sbloccarsi, quest'anno invece ha vissuto una stagione da protagonista, ma è quello che immaginavo, perché ci vuole del tempo. Oggi vedevo Gondò protagonista nella Salernitana, e Gondò, quando arrivò a Teramo, lo hanno veramente insultato, perché purtroppo ha vissuto una stagione, 6 mesi difficili, ma fatto male lui, primo, però, Io il primo che avrei riconfermato di quella squadra, e l'ho detto ripetuto 1000 volte a Campitelli e a tanti altri, era proprio Gondò, innanzitutto perché era un giocatore che si poteva prendere a zero, come ho fatto con Cianci, come ho fatto con tanti altri attaccanti nel mio passato, perché a te non bisogna fare questo, non si può avere la capacità di andare a comprare addirittura l'attaccante o dare degli ingaggi spropositati, perché gli attaccanti guadagnano cifre ben diverse da anche dai giocatori che abbiamo noi in rosa, quindi il discorso va fatto in maniera molto più approfondita, e quindi bisogna aspettarli questi attaccanti, come abbiamo dovuto aspettare anche Santoro,
come Diakité, come tanti altri. Quindi anche lì davanti io spero di tirar fuori, e ripeto sempre, il Mancuso che ho trovato a San Benedetto, che era svincolato, che era zero, e poi ha vissuto un'annata con 25 gol. Il Mancuso è un giocatore straordinario oggi in Serie B, che vale 2 milioni di euro, 3 milioni. Ma Gondola stessa cosa, arrivò a zero a Teramo ed era un giocatore che si poteva tenere a zero, e il rammarico è anche non averlo tenuto quell'anno, perché purtroppo non c'erano le condizioni per tanti motivi che sappiamo. Ania, domanda flash, e chiedo anche al direttore risposta flash, perché poi anche Antonio, se ha una domanda per il direttore in vista della partita di domenica, ovviamente ci prendiamo 2 o 3 minuti. Maurizio, ti chiedo veramente la cortesia per finire il giro di domande e poi prometto che chiudo. Ania? Siccome sembra, almeno dall'esterno, che il progetto tecnico viva in una sorta di stand-by in questo momento, non per diretta volontà dello staff tecnico, a parte qualche contratto che comunque sarà in essere anche per l'anno prossimo, perché ci sono delle situazioni da delineare, in primis la riforma, se ci sarà, quando ci sarà, come ci sarà, il quadro di investimenti effettivamente a disposizione per la prossima stagione. Ti chiedo se hai timore di arrivare in un certo momento e dire ok, adesso bisogna correre perché siamo in ritardo, bisogna chiarire il direttore sportivo, l'allenatore, i contratti dei giocatori a scadenza, magari ovviamente puntellare la rosa con qualche altro elemento, cioè temi di arrivare un po' con il fiato corto poi per preparare l'anno prossimo? No, più che il timore di arrivare col fiato corto è il rischio di poi probabilmente di trovare forse qualche ragazzo che potrebbe già avere qualche accordo con qualche altra società, solo questo, e quindi addirittura si potrebbe creare anche un gioco a rialzo. La motivazione è abbastanza semplice, è normale che prima uno può discutere e ragionare su un rinnovo, e più forza alla società anche di provare a rinnovare questi contratti, quindi credo che sia normale. Non credo che sia un problema di tempo, però allora, inevitabilmente poi... sì. Sì, prego direttore. Inevitabilmente il Covid ha creato non pochi problemi al Teramo, agli Achini e a tante altre società. Se pensiamo che anche l'Inter sarà costretta a cedere uno dei big quest'estate dopo aver vinto lo scudetto, vuol dire che anche l'Inter è in crisi. Non facciamo rumori di sottofondo, che ho appena scoperto che dobbiamo pagare 1 milione al Barcellona per lo scudetto di Vidal. Ma vi rendete conto? Ma cose da pazzi. Dobbiamo pagare 1 milione di premio al Barcellona per quel brocco di Vidal, mamma mia. Vabbè, tanto non avete problemi di liquidità. Cose dell'altro mondo. Va bene. Antonio, in vista della partita di domenica, vuoi fare una domanda al direttore sportivo del Teramo, che insomma incontrerete al Barbera domenica pomeriggio? Sì, ti ringrazio. Buonasera, direttore. Nel Teramo ci Buonasera, sono... Antonio. Buonasera. Nel Teramo ci sono dei giocatori che hanno indossato la maglia del Palermo: Santoro, assegnata all'andata, Birligea, assegnata al ritorno, c'è anche Di Matteo, che nel 2008 è esordito in Serie A proprio con la maglia del Palermo. Le chiedo se gli ex Palermo del Teramo sentiranno secondo lei la gara in maniera particolare e che tipo di input motivazionali potranno dare al resto dei compagni. Grazie. Sono motivatissimi, lo erano già nella partita di andata, infatti Santoro e BDG hanno fatto gol, perché essendo palermitani in qualche modo hanno una carica, hanno anche uno stimolo diverso, quindi sono più che motivati. Anche oggi si sono allenati al massimo e sono tranquilli e sereni, vogliono far bella figura ovviamente nella propria città, quindi non hanno bisogno di chissà quali altri input o feedback, e quindi sanno già come preparare la partita. Poi sono due ragazzi anche maturi, sono pronti per queste partite. Noi ce l'auguriamo ovviamente. Ragazzi, io ho fatto veramente tardi, vi devo salutare. Grazie al direttore sportivo Sandro Federico, in bocca al lupo direttore per la partita di domenica, ve lo ricordiamo 15:30 Palermo-Teramo, noi ovviamente la seguiremo. Grazie ad Antonio La Rosa, grazie Antonio per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti. Grazie. Buona partita, grazie Francesco, ciao Francesco. Ciao, saluti a tutti. Oh ragazzi, invece con voi due poi ci vediamo per domenica pomeriggio, perché sarà una lunga domenica. Com'è strutturata, Andrea? Cioè, riesci in 10 secondi a ridescrivercela così? Maurizio... Bellissima una domenica dedicata a Maurizio da qui in regia. Esatto, noi gliela dedichiamo sempre le domeniche, quelle da 10 ore consecutive.
15:20 diretta stadio, seguiremo chiaramente il Teramo, la giornata di Serie D e poi la sera alle 19:30 l'Abruzzo del pallone, immagini, interviste, commenti e quant'altro, ci sarà da divertirsi. Assolutamente, così adesso voi chiudete la stanza e state bellamente a casa, io adesso devo tornare di là, così magari mi prende a badilate. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie. Tutto calcolato. Grazie a voi che ci avete seguito. Ciao. Ci vediamo martedì prossimo e vedremo se il Teramo sarà andato avanti in questa avventura playoff. Buonanotte.